Le fiamme gialle del Comando Provinciale di Ragusa, nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio, hanno sequestrato un'area di oltre 10.000 metri quadrati adibita a discarica abusiva, contenente oltre 20 tonnellate di rifiuti pericolosi. L'attività è stata svolta dai finanzieri della Compagnia di Vittoria, i quali, durante una perlustrazione nell'agro di Acate, lungo la strada provinciale 91, hanno scoperto nei pressi di un'azienda agricola una vera e propria discarica a cielo aperto contenente numerosi rifiuti abbandonati sul suolo non impermeabilizzato e quindi non conseguendo il rischio di contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere. In particolare sono stati rinvenuti imballaggi in plastica, rifiuti organici, vaschette di polistirolo e matasse di nylon, tutti materiali di scarto provenienti da agricoltura in serra, potenzialmente contaminati da prodotti fitosanitari e quindi altamente inquinanti e pericolosi. In alcune aree del sito sono stati scoperti numerosi accumuli di materiale vario incenerito, successivamente coperto da strati terrosi in modo tale da non rendere visibile lo stoccaggio abusivo. Inoltre, il sopralluogo ha permesso di appurare diverso colore e stato di degradazione dei rifiuti dovuto alla maggiore esposizione agli agenti atmosferici, nonché l'odore di bruciato ancora molto intenso in alcune parti del sito. Una vera e propria attività illecita strutturata al fine di risparmiare sui rilevanti ma imprescindibili costi di smaltimento dei rifiuti speciali secondo la normativa vigente. Per questi motivi sono stati ipotizzati a carico dell'amministratore dell'azienda agricola gli ecoreati di realizzazione e gestione di discarica abusiva nonché di combustione illecita di rifiuti e sono in corso ulteriori accertamenti disposti dalla locale autorità giudiziaria al fine di individuare tutti i responsabili di tale disastro ambientale.